impossibile descrivere con le parole. Se non sei un georgiano, te lo posso dire in mille modi, in mille parole, però cioè, uno non può capire cosa vuol dire per un georgiano quel gol, quella vittoria e in generale giocare agli europei. È ovvio che il calcio riflette anche la situazione politica. Questi ragazzi sono diventati gli ambasciatori del proprio paese, ma non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Noi vogliamo far vedere tutto il mondo come siamo, chi siamo, che siamo capaci, perché per un paese così piccolo è importante far vedere, dire di sua parola che siamo qui, guardate, anche se solo calcio. Noi non vogliamo venire in Europa a lavorare come padante, come golf, come babysitter. Noi vogliamo studiare in università, noi vogliamo viaggiare, vogliamo avere stessi diritti che hanno altri ragazzi che possono viaggiare dove vogliono. Il primo gol della Georgia è stato uno sfogo del popolo georgiano, un bel respiro profondo. Ed il primo gol ha segnato Gheorghi Mikautadze, nato e cresciuto in Francia. Quindi un immigrato ha segnato, un immigrato georgiano, il primo gol in Europa. Giorgio Mikautadze, 22, prima gol Europa. Mo, sto molto emozionato. Gheorghi! Appena avrò qualche possibilità di dire che sono georgiana, lo devo dire. Sono orgogliosa. Sono venuta a Napoli per lavorare e vivere con mio marito. Il mio motivo proprio soggettivo. Non sopporto stare in un paese dove sono i russi. E 20% del mio paese è occupato dalla Russia. Perché aspetto un gol al primo tempo. Noi abbiamo perso 30 anni fa Abkhazia e Ossetia, e due regioni in Georgia, regioni anche più belli. Io sono nata a quella regione che ha subito la guerra, perché Abkhazia è Samegrello. La casa nostra, il mio paesino, che si chiama Senaki, c'era la seconda base militare più grande dell'Unione Sovietica. Così, quando mia madre era incinta di me, bombardavano il mio paese, 1993, e non c'era nemmeno corrente. È un miracolo che io sono nata. Quelli che è nati dopo 91, per noi libertà ha
sapore e valore diverso. Non vogliamo ancora avere Russia che ci governa e che pensa che noi siamo trattoria di Russia, che loro vengono, mangiano da noi chinkali, khachapuri, genazvale, dicono due parole e dopo tornano a casa e dopo qualche mese ci rubano altri territori, uccidono i nostri ragazzi. Io ho studiato la storia cinematografica, soprattutto io ho scritto proprio tesi di laurea di neorealismo, guardavo spesso film italiani, sembrava la mia realtà quando ho vissuto pure io quando ero piccola, anni 90, c'era totalmente, cioè, buio, non c'era proprio il pane, il zucchero, il burro. Quando noi usciti da Unione Sovietica, però non è 30 anni abbastanza liberarsi di quella mentalità che domina più di 70 anni un paese. Totalitarismo, che tu devi essere zitto, 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 devi solo o lavorare, mangiare, dormire, basta. Perciò siamo contro, che sempre influenzati dalla Russia. Aprile 1989, che sono usciti per fare una manifestazione di, per dire, far proprio uscire dalla sovietica. È un bel momento proprio di sera, cioè con l'esercito, con le macchine di militari russi, e hanno iniziato di uccidere proprio. L'Europa dopo Prima e Seconda Guerra Mondiale ha sbagliato tanto, soprattutto Germania e anche l'Italia. Hanno capito questo sbaglio, sono uniti, tutti i paesi sono seduti insieme a tavola e hanno iniziato a parlare. L'unica cosa che immaginavo, l'Europa con meno burocrazia, vero? Perché io sono ancora in attesa di permesso di soggiorno, sto pagando contributi, tutto, però non posso tornare a casa. Tra un mese sarà giusto 5 anni. Chi sei? Non sei nessuno qua. Quando non hai documenti, non puoi fornire la tua identità. Non sei nessuno. Non sono libera, perché non posso decidere quando vuoi andare a casa, quando vuoi vedere mia mamma. Non posso andare perché non ho documenti e... Georgia, mio Sakartvelo, c'è mio Sakartvelo. Qua scritto Paola con lieto fine. Ronaldo arrabbiato, Marona. Fischia Scherer, ricorda di Mikko Tak. Queste partite dell'Europeo sembrano delle partite di ognuno di noi georgiani. Sakartvelo! 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 La vittoria con il Portogallo è come vincere quella guerra che non abbiamo mai vinto.
ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნაკრები დავამარცხეთ თან ჯგუფიდან, რომელიდან საერთოდ ჩვენს გასვლას არავინ არ ელოდა, უგებთ ჯგუფის ფავორიტ პირველ ადგილზე ყოფს და გამარჯვების ხარჯზე გავდივართ ჯგუფიდან ეს რა. Era troppo bello perché tutti i georgiani eravamo dalla stessa parte, dalla parte di Europa, perciò era troppo bello guardare calcio, guardare europei. Ომის მერე რუსეთთან საქართველომ რაც კი სიკეთეები მიიღო, ეს ყველაფერი სიკეთე მოდის დასავლეთიდან, რაც აისახება ფინანსურ გადმორიცხვებში, რომელი ფინანსური გადმორიცხვებითაც მოხდა ძალიან ბევრი ისტორიული ძეგლის, ეკლესიის, თბილისის ცენტრის, ასევე აისახება ჯანმრთელობის. Paio di mesi fa sono usciti da casa migliaia di persone, di giovani, ma non sono giovani, per dire di no questa legge russa che purtroppo hanno già firmato. Because I'm so angry about our government, because they don't care about us, they just care about Russia and their law. ხოლო ეს კანონი იქცევა ისე, რომ 20%-ზე მეტის უფლება არ აგაქრო ქვეყნის გარედან მიიღო. ეს კი ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ 80%-ს, რაც არის ქვეყნის ასე ვთქვათ მამოძრავებელი შიგნიდან, უბრალოდ უკეთავენ წყაროს, რომ მიიღებდეთ ამ თანხას. და გამოდის, რომ ალტერნატიული გზა უნდა მოძრავოთ, ალტერნატიული გზა კიდევ გადის რუსეთზე. Clearly we have to reorient the energies and the mobilization for an electoral campaign that will be completely focused on preserving our European choice and our European chance. La Spagna vola ai quarti di finale, giocherà venerdì a Quando eravamo piccoli non c'era niente, non c'era divertimento, non... e giocavamo tantissimo a calcio e c'era sempre un bambino, quello un po' con i soldi aveva un pallone che noi chiedevamo sempre a questo bambino se voleva giocare e il nostro momento più triste era quando questo bambino arrabbiava e diceva che non me ne vado a casa, cosa significava che lui portava palloni a casa così noi non potevamo più giocare. საქართველოში რომ ვიყავ, როგორ გაატარებდი დაბადების დღეს? საქართველოში რომ ვიყავ, ავიდოდი სახლში. აი აუცილებლად ავიდოდი კახეთში. მე რეკ დედა ჩემი ხაჭაპურს გამიკეთებდა ტაფაზე. აი მე როგორ მენატრება. თან დედა ჩემს გაკეთებული თხელი ხაჭაპური. ქუდის ყველი. ალბანის ბიჭები, დედა ბიჭები წავიდა და მანქანით დაიყიდა და მოიტანა. თონის პური ჯეჯას პური. დაჭი. ე თან ჩვენ სახლში თონე გვაქვს იცი? აა მე ცოტა ხმარდა არ ვიცი. დიდი არ და ჩემი ხმარობს. და აი ძალიან მაგარია. ნუ ამ მას სწავლი ისო ჩავა. კი, აბერეს.